Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Ilary Blasi potrebbe essere sempre più ai ferri corti con Mediaset. Dopo aver perso la conduzione dell'Isola dei Famosi la situazione sarebbe cambiata. Ilary Blasi negli ultimi tempi è stata al centro dell'attenzione mediatica, prima con il documentario su Netflix, poi con il libro, La showgirl ha dominato la cronaca rosa nostrana. Intanto dal punto di vista professionale con Mediaset starebbe avendo qualche problema. Ormai è noto che la Blasi non condurrà più l'Isola dei Famosi e la dirigenza Mediaset al suo posto ha scelto Vladimir Luxuria. Pare che l'ex moglie di Francesco Totti abbia messo in imbarazzo l'azienda e queste sarebbero le conseguenze. Ilary Blasi, qual è il suo futuro in TV? L'imbarazzo di Mediaset. A parlare della questione di Ilary Blasi, che per molti sarebbe stata declassata perdendo l'Isola dei Famosi, è stata Carina Cascella. L'ex opinionista dalle pagine di Nuovo TV ha rivelato quale sarebbe la verità di quanto sta accadendo. La Blasi al posto del reality condurrà la prossima estate Battiti Live, prendendo il posto di Elisabetta Gregoraci. Una scelta che la Blasi ha spiegato essere stata condivisa con Mediaset, ma per tanti le cose sarebbero andate diversamente e si potrebbe essere trattato più di un'imposizione. Adesso a parlare è la Cascella, secondo cui l'ex moglie di Totti con i suoi atteggiamenti avrebbe messo in imbarazzo Mediaset. Il ragionamento della Cascella è semplice, ha detta sua un personaggio in vista come la Blasi, con il suo ruolo, avrebbe dovuto evitare la sovraesposizione degli ultimi mesi e quei racconti così intimi fatti prima nel documentario e poi nel libro. Un comportamento che, secondo l'opinionista di Uomini e Donne, avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Mediaset. Ma Carina non si è limitata a fare quest'analisi, ha anche attaccato la showgirl. Per lei Ilary non sarebbe assolutamente una santa e non ha condiviso la scelta di attaccare l'ex marito pubblicamente. Dobbiamo sorbircela mentre piange, manco fosse stata una santa, ha detto la Cascella al sopracitato tabloid. L'ex opinionista ha sottolineato come abbia voluto far passare il marito per traditore, domandandosi se non abbia iniziato prima lei. Cosa su cui i due ex coniugi stanno battagliando in tribunale. Intanto la Cascella ha anche detto che questa volta, con Vladimir Luxuria alla conduzione, parteciperebbe all'Isola dei Famosi. Che sia un appello a farsi scegliere nel cast. Staremo a vedere, intanto le sue parole contro Ilary non passeranno di certo inosservate.